Flavio Lardi, vicepresidente degli Amici del Lago, nonché uno dei capitani. Siamo stagione inoltrata, farò un breve resoconto di quello che è stato l'anno Covid. Anche voi siete stati confrontati con dei problemi non da poco. Sì, non da poco. L'anno scorso siamo partiti alla fine di giugno, quest'anno invece siamo partiti a tempo, all'inizio di maggio, però con le restrizioni. Significa che fino alla metà giugno la barca era solo occupata per metà, adesso la occupiamo tutto, tutta la barca, ma sempre tavolo per tavolo, ogni tavolo c'è un gruppo di gente ben distinta, non possiamo mischiare la gente sulla barca. Uno dei problemi, diciamo, delle sfide della gestione è quella dei capitani, evidentemente, trovare le persone che si mettono a disposizione perché è un lavoro non differente. Ecco, qual è la situazione in questo momento, come vi gestite? Ma boh, proprio chiamarlo problema è sbagliato, voglio dire, cioè, è una sfida trovare gente che si mette a disposizione. Abbiamo sempre, abbiamo quest'anno delle new entry, non vi dico il nome, sarà una sorpresa, sarà un nuovo, speriamo un nuovo capitano sulla Sassalvo, a voi il prossimo anno scoprire chi sarà. Sappiamo, sono diventate famose le tue uscite del venerdì, il capitano, Sì. il pirata Flavio, ecco, ti diverti con i bambini, è un'uscita molto speciale. È una uscita molto speciale, noi la manteniamo proprio come uscita nel nostro programma, poiché è una delle uscite che ci dà più tanta visibilità dal lato mediatico. Abbiamo tantissimo la stampa oltre Bernina che scrive su questa uscita con i bambini, col pirata a bordo, è unica e questa la manteniamo purché sappiamo che è occupata non come le altre uscite, però è quella che ci dà più visibilità. Benissimo, anche da parte dei lettori del Bernina un augurio per una bella stagione, tanti Grazie, grazie. clienti e grazie per il vostro impegno. Grazie a voi tutti. Venite a bordo della Sassalvo.